Ciao raga, sono Valentina Lattanzo e buongiorno! Oggi voglio mostrarvi la mia giornata con Chloe. Non fate caso a come sono messa, ma mi sono appena svegliata. E qui c'è la cucciolina! Ciao Chloe! Buongiorno! Oggi facciamo vedere ai nostri amici che cosa fai durante le giornate, va bene ciccia? E sveglia. Sono le 10 del mattino, ho appena bevuto il mio solito caffè e adesso devo sistemarmi al volo perché porto la cucciolina al parco, come tutte le mattine. Ma non potete capire, appena mi sveglio, vengo qua in sala e basta che dico ciao Chloe, buongiorno, e guardate come fa. Tutte le mattine è la stessa storia, guardate. Ciao patatina! Oh, ma sempre! Se al mattino vado da lei e le dico ciao amore! Lei si stravacca così. Sì, sì, ciao, sì! Ma che bella che sei! Coccolona! Cioè, ma io la amo, cioè è dolcissima, infatti ogni mattina mi sveglio così bene grazie a lei, perché è troppo dolce. È vero patatina che tu sei dolce. Ma amore, ma adesso andiamo? Andiamo a fare la pipì, la cacca. Ma amore, non mi leccare, perché lei sgranocchia questo corno di cervo, solo che poi le puzza l'alito tantissimo. Ogni tanto vuole darmi i baci, ma anche no. Amore, adesso la mamma si sistema e andiamo. Poi al mattino è così delicata. Ah no, no, scherzo, non è delicata. Dai amore, vuoi uscire qua fuori? Qua ancora col tappeto di Natale. Ciao amore. L'abbiamo appena sostituito perché i miei genitori ci hanno regalato l'altro. Dai, ve lo faccio subito vedere. Scusami, Chloe, se ti lascio lì così. Guardate che bello. Ciao. Ciao, patatina. Dai, ok. Ti faccio uscire sul balcone. Vieni, 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 vieni. Al mattino lei vuole stare sempre qua fuori. Ciccia. E guardate come si mette. Amore. Sto levando dei residui di trucco che non ho levato ieri sera, ma nel mentre Chloe si è già rimasta a dormire. Amore! Sì, già, ma se mi guardi così... Io ti strapazzo tutta, lo sai, patatina? E adesso è arrivato il momento di truccarsi. Prontissima! Sarebbe così bello se riuscissi a prepararmi così velocemente. Ma c'è qualcuno qui! Ciao! Sempre, ogni volta che mi devo preparare lei si mette qua. Senta. Sono prontissima, Chloe. Adesso prendiamo lo zaino appena Chloe si sposta da sopra perché... Amore, ok. Perché adesso andiamo a prendere dei giochini per Chloe. Questo qui è il suo... fanetto. Prendiamo questo, Chloe? Poi sì, prendiamo questo gioco. Poi le prendiamo anche questo. Ok, mettiamoli dentro lo zainetto, Chloe, sì. Chloe, però, no, lascia. Mettiamo il guinzaglietto. Voi ogni volta un'impresa con questo guinzaglio che non ci capisco niente. Che devo metterlo nel vesto giusto. Giusto, amore. Sì, andiamo. Andiamo. Adesso un casino perché Chloe tira tantissimo. Ogni volta non riesco a chiudere la porta. Piano. Chloe. Cioè. Non riesco. Oh, brava, Chloe, che sennò. Andiamo. Piano. Piano. Salute. Tappa bisogni per Chloe. No, no, via. Via, piccola distrazione. Questo è il suo angolino. Scena mancante. Chloe, andiamo al parco. Oh sì.
Siamo usciti, raga. Adesso la nostra destinazione è il parco. Ha visto un cane. Dai, Chloe, andiamo. E poi ogni volta che vede dei cani si mette tipo a terra. Così. Cioè, altro che pitbull e Amstaff. Questo è un pupazzo. Ma fa caldissimo. Cioè, meno male che non ho messo il pellicciotto. Eccoci arrivati, raga. Non potete capire, ho fatto un sacco di chilometri perché l'altra area cane in cui volevo portarla è occupata. Un signore mi ha fregato, è ritornato indietro, mi fa: ha iniziato a parlare con me piano. Ha iniziato a parlare con me. Poi mi fa: no, perché io adesso vado in area cani. Ho iniziato a camminare veloce e me l'ha rubata. Ho abbassato la mascherina perché non c'è nessuno, come vedete. Comunque, raga, questo pomeriggio vi porto nell'altra area cani perché è bellissima. E poi è molto più pulita rispetto a questa, perché qua nessuno raccoglie i bisogni. Infatti volevo mettere un cartello con scritto: ma a casa vostra, quando fate i bisogni, lo sciacquone lo tirate o no? Perché è la stessa cosa, eh. Adesso la faccio correre, perché se non la faccio correre io, questa mangia tutti i legnetti. Eccola, eccola, sono riuscita a tirarla proprio in piedi. No, ma mi ha fregata. Ecco, ogni volta che noi andiamo al parco questa è la situazione. Andiamo. No. Questa è... Lascia. Lascia. Oh no. Piano. Ma tira tantissimo. Guarda, mi si è spezzata anche l'unghia. Uno. Dove va? Uno, due, tre. Patatina bella. Cosa stai mangiando? Cosa stai sempre? Ehi! Che sei pazza! È impazzita! Eccolo! L'ha presa! L'ha presa! Andiamo! Andiamo, andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! Pesa tantissimo, raga! È una cicciona! Dai, è un po' d'acqua, ciccia! Sì. Sta lavando! Patatina, amore. Raga, adesso ci avviamo verso casa. Comunque pomeriggio vi faccio vedere l'altra area cani perché è bellissimo. Eccoci arrivati sotto casa. Chloe, guarda, adesso mangiamo la pappa e il biscotto. Ora mi è stancante tantissimo uscire con Chloe. Fatica. Ma adesso ci dobbiamo pulire le zampine, così dopo ti do il biscottino, va bene? Comunque adesso vi faccio vedere altri comandi che hai imparato. Ci abbiamo messo tantissimo per insegnarle terra. Ok, Chloe, sembri una lampadina. Ma dobbiamo pulire anche il sederino, qui. Patatina e sederino. Seduta, terra, terra, ferma. Bravo, amore mio! Vedete come sta diventando brava? Mamma mia, come cresce! Guardate dove glieli metto. Ha imparato anche questo. Aspettate che vi faccio vedere. Ferma! No! 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 Vai! Amore mio, cioè, raga! Che soddisfazione che mi dai, amore mio! Chloe! Ma la pappa non la vuoi? No. Ok, ciao. Ah, adesso torni, Pensate che adesso fai capricci con la pappa. Perché da un po' che gliela diamo, a quanto pare si è stancata. Solo che la veterinaria ha detto che per un anno dobbiamo darle la stessa pappa, perché se no non va bene. Ed è anche a dieta. È ingrassato tantissimo. Forse perché le davo troppi biscottini, però... Oh? Amore, la pappa è pronta. Seduta. Seduta.
ferma. Vai. Brava patatina. Da strapazzare tutto, questa fissa occhiotta. Ma è già finito, Chloe? Ma che velocità! Mi sa che Chloe è stanca. Abbiamo corso e camminato tanto tanto, Anche la mamma è stanchina. Finalmente si mangia, sto morendo di fame. Nel mentre la situazione è questa, la cucciolina sta dormendo. Vero? Ho finito di mangiare e lei dorme ancora, Vedete, lei dorme, si sveglia, gioca, poi dorme ancora. Piccolina? Ma tutto bene? Era là che stavo montando il video, mi giro, c'è lei con la corda messa così. Ma sempre, ogni volta va a finire così. Scusate, giro perché... Raga, sto montando il video, ho messo un attimo sto suono e guardate Chloe. Uno, due, metto al massimo. Tre, due, uno. Raga, sempre. Ogni volta che mi trucco lei viene qui. Uno, due, tre. Vai amore. Ecco, quando vedo che Chloe si annoia iniziamo a giocare così. Passa amore. Non mi dai la corda. Passa e mia. Piano. Uno. Aspetta. Uno, due, tre. Poi scivola. Vieni ciccia, vieni. Sono le 3:30 e stiamo andando nell'area cani, quella bella che abbiamo appena scoperto. Andiamo Chloe. Chloe no, i giochi dopo. Raga, siamo arrivati all'area cani bella. Guardate dov'è. È proprio lontano da tutte e da tutti. Dai Chloe, andiamo con la nostra area cani bella. Ecco, Chloe ha trovato un amichetto. Guarda come giocano, come si diverte. Chloe, sei felice? Almeno giochi un pochino con qualcuno, che stamattina era sola la mia bimba. Come si diverte. Dopo, quando tornerà a casa, sarà distrutta. Cosa fanno? Ancora i legnetti? Chloe? No, via. I legnetti no, te l'ho già detto. Te l'ho già detto un sacco di volte. Comunque mi piace tantissimo quest'area cani. Ma cosa fa questo? Cosa fai? Fermo! No, no. Cioè, la mia deve tirare tutto, pure le radici strappa. Tremenda. Tu Ciccio lo devi mettere in riga, altro che in riga. Ah no, e invece lo fa anche lui. Ma basta, si sono ritrovati. Ma la mia adesso la metto in punizione, basta. L'acqua? L'acqua c'è. Purtroppo in questa area cani non c'è nemmeno la fontanella, però almeno è pulita. Vai, bevi, bevi. Oh, patatina. Pallina? Non vuole più giocare con me. Chloe, io vi saluto anche se c'è questo casino, non so cosa dirvi qua. Ogni volta che devo fare un video c'è qualcuno che è trapana e fa i lavori.
niente, niente. Io spero che questo video vi sia piaciuto, anche perché ogni giorno facciamo queste cose io e Chloe. E se volete altri video di questo genere, commentate qua sotto, cliccate like e mua! Però adesso vado a prendere Chloe perché anche lei vi deve salutare. Ciao! Vieni! Eccola! Un bacio anche da Chloe! Che non vi guarda nemmeno, ma vabbè. Ciao, ragazzi!